Noi col press e col coach abbiamo iniziato a parlare perché è vero, la stagione finisce, ma per noi rinizia. Intanto voglio fare un applauso al mio caro amico press per diversi motivi. Primo perché appunto ci dà la possibilità di vedere veramente il bel basket qui a Trapani. Come non succedeva da tempo. E poi voglio dare un plauso per l'atteggiamento che ha sia con gli addetti ai lavori, ma soprattutto con i giocatori e con il coach. Io devo dire che tutte le partite in cui è stato presente il presidente, anche nei momenti di difficoltà, quindi costellati da infortuni, a seguito di sconfitte, è stato veramente un uomo eccezionale nello spogliatoio e ha sempre, dico sempre, incoraggiato i ragazzi e stimolati a fare bene. C'è un nodo, è inutile nasconderlo, che tutta la città aspetta che sia sciolto, perché Pietro Basciano è una figura di riferimento essenziale nella Virtus Bologna, che è un po', fammi passare, la Juve del calcio, la Juve del basket per colori sociali, 15 scudetti, Coppa dei Campioni, eccetera, eccetera. È amministratore delegato, presidente della fondazione che detiene il pacchetto di maggioranza della società, una società che è in crisi economica chiaramente, e che è in crisi sportiva perché per la prima volta fronteggia una retrocessione sul campo alla 1 alla 2. Quello che si chiede alla gente, e di cui mi sento portavoce, e poi sentiamo anche Francesco, è questo: è forse arrivato il momento in cui deve scegliere Pietro dove spendere la maggior parte delle sue energie? Non parlo solo di soldi, ma soprattutto di idee, di Ma atteggiamento. sicuramente dovrà concentrarsi e ridurre le responsabilità, anche perché è importante, lui ha la sua azienda e deve seguirla di persona. Io non so quale cosa sceglierà, posso tranquillamente assicurare che rimarrà il presidente del Canestro Pallacanestro. Trapani. Questo è certo, poi Il resto si il vedrà. resto si vedrà, esatto.